La questione dei rifiuti diventa anche politica e il clima è sempre più incandescente. Da una parte c'è il sindaco dell'Aquila per Luigi Biondi e dall'altro il COGESA, il consorzio di gestione rifiuti per 67 comuni della Valle Pelegna del Centro Abruzzo. I passaggi sono stati diversi fin qui. Molti sindaci hanno chiesto le dimissioni dell'amministratore Gerardini per le modalità con le quali è stato nominato. Il sindaco Biondi ha più volte dichiarato, senza mezzi termini, che c'è la volontà politica di stoppare l'Aquila e creare delle difficoltà. In tutto questo ci sono stati anche dei sindaci pro-Gerardini, pochi per la verità, e il PD, sia di Sulmondo ma anche quella a cui l'Ano era intervenuto hanno attaccato Biondi dicendogli in pratica di finirla col campanile. Il PD di Sulmona insomma e con il Cogesa e con il Comune. Biondi respinge tutto al mittente. Il PD di Sulmona può dire quello che vuole, non mi sembra sia stato sul pezzo nel corso degli ultimi anni sul tema della gestione dei rifiuti nell'ambito provinciale. Io ho detto semplicemente una cosa, che ASM è entrata dentro Colgesa su richiesta di Colgesa, che ASM già scaricava i propri rifiuti nell'impianto di Noce Mattei. Come fossero i rifiuti, come fossero caratterizzati si sa dal L'epoca in cui siamo entrati, anzi direi che dal 2017 ad oggi abbiamo diminuito il quantitativo, seppur non di moltissimo, il quantitativo smaltito e abbiamo incrementato, seppur non di moltissimo, la raccolta differenziata rispetto, rispetto a cinque anni fa. È evidente che ASM non. Non può fare altro che pagare la tariffa che è stata fissata in un contratto che è stato sottoscritto e che è stato avallato anche dal controllo analogo, quindi da tutti i comuni soci. Abbiamo detto che alla scadenza avremmo ricontrattato le tariffe perché è normale noi non vogliamo diciamo, benché potremmo dire di avere il coltello dalla parte del manico, visto che noi sosteniamo economicamente con Gesa Abbiamo detto sediamoci a tavolino e ragioniamone, in controllo analogo un pezzo che di... Contro l'analogo, quindi una parte minoritaria dei sindaci ha posto delle condizioni per noi inaccettabili e si è arrivato al punto in cui siamo arrivati. Perché se loro avessero dato il via libera alla ricontrattazione con ASM oggi staremmo parlando di un'altra cosa. E' per questo che dico che si tratta di un attacco politico basta vedere il colpo di mano alla sudamericana che è stato fatto qualche tempo fa e che è stato duramente contestato da 41 sindaci che rappresentano più del 50% delle quote. Come si suol dire, l'amministrazione parla per atti e gli atti sono quelli che ho appena descritto. Dopodiché mi sono sentito con Gerardini, il rapporto con Gerardini è ottimo, quando avranno chiarito chi ha titolarità a rappresentare con GESA Gerardini o il consiglio d'amministrazione precedente, capiremo anche bene cosa fare di questa cosa qui.